Cristofanelli nella splendida cornice del Belvedere, direzione Tuscolo. Angelo, andiamo subito sul concreto, analisi del voto in Basilicata. No, aspetta, prima però precisiamo. Io l'analisi del voto te la posso anche fare, però io prendo 200 euro per un minuto. Se si parla di fascismo, 500 euro. Quindi sei il nuovo Scurati? Non ho capito, quello 1.800 prende come un operaio, e a me mi sembra pure poco, insomma. E comunque analisi del voto. Vabbè, diciamo, facciamo un'eccezione gratuita per oggi. Allora, l'analisi del voto, dicono tutti, sono tutti concordi che era scontato, ma quello che mi ha colpito è che Salvini è stato colpito dalla maledizione della funicolare nel 2019, prima delle regionali in Umbria, stava al 33%, mi disse che veniva la funicolare e poi non c'è venuto, e quindi da lì è cominciato il tracollo. E poi ti voglio dare un'altra chicca. Dunque, io facevo il militare a Napoli nel 1968, quando ci furono le elezioni in Basilicata, e io insieme ad un amico che era del posto andai a fare il servizio di vigilanza ai seggi a Potenza, e quindi ho conservato questo rapporto con questo amico, e mi ha detto che ben 700 schede hanno visto l'annullamento perché sopra c'era scritto 10 volte Angelo Cristofanelli. Allora, Angelo, in vista delle elezioni europee hai annunciato il voto di protesta. Sì, infatti. Ti danno ragione, perché molti leader nazionali avevano detto che non si sarebbero candidati alle europee, perché poi si sarebbero dimessi il giorno dopo, sì, perché saluto, non sarebbero mai andati a Bruxelles. Ora i leader nazionali una alla volta iniziano a dichiarare che si candideranno. E purtroppo, Angelo, per la democrazia i sondaggi ti danno ragione, perché si prevede un forte astensionismo. Sì, astenetevi, ma andate a votare e scrivete Angelo Cristofanelli. 10 volte, 5 volte, 4 volte la scheda verrà annullata, ma se io prendo 100.000 adesioni, io vi giuro che mi batterò fino alla morte per spazzare via tutti questi... Un sistema che si è incancrenito. Angelo, per concludere, come sta andando la campagna elettorale con il voto di protesta? Ti ho detto, soltanto a Potenza 700, a Potenza perché questo mio amico ha delle conoscenze che gli ha detto controllate, 700 solo a Potenza. Grazie, Angelo, buona giornata. Pure a te.